Abbiamo anticipato, è una questione che occupa anche in questi giorni, dopo circa 2 anni dai fatti che l'hanno generata, le prime pagine di tutti i giornali, insomma i titoli di testa dei telegiornali, e la vicenda che riguarda i due Marò italiani in India da ormai 2 anni, praticamente fra poco saranno 2 anni esatti, e tutte le vicende giudiziarie che ruotano intorno alla loro sorte. Abbiamo ritenuto che magari si stessero dicendo in questi giorni delle inesattezze, delle cose non corrette dal punto di vista tecnico-giuridico su questa vicenda, e abbiamo deciso di invitare a spiegarci alcuni passaggi della vicenda stessa la professoressa Alessandra Lanciotti, che è professore di diritto internazionale dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza, appunto ragionando oggi in termini di dipartimento. Buonasera e grazie di essere qui, professoressa. Intanto partiamo proprio dalle ultime cose che riguardano questa vicenda. È da qualche settimana che sentiamo parlare per la prima volta di un accostamento fra una legislazione antiterrorismo e quanto è avvenuto ai due Marò in India. Prima si è parlato addirittura di pena di morte, ora pare che questo pericolo sia in qualche maniera scampato, però in realtà che attinenza ci può essere fra quello che è avvenuto, che sembra uno spiacevole, bruttissimo incidente, e il terrorismo? In realtà si tratta di uno spiacevole equivoco perché il paradosso, o meglio, di un paradosso, dal momento che i nostri due fucilieri di marina sono stati trattenuti in India e adesso rischiano di essere processati da un tribunale speciale costituito proprio a questo scopo per atti relativi alla sicurezza della navigazione marittima. Sono considerati addirittura dei terroristi perché l'India vorrebbe applicare nei loro confronti delle sanzioni molto severe basate su un atto, quello che viene chiamato SUA Act, cioè una legge che l'India ha attuato nel 2002 e per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e contro gli attacchi contro le installazioni nella piattaforma continentale. Paradosso nel paradosso, questa legge indiana è servita per dare attuazione in India ad una convenzione internazionale per reprimere gli atti contro la sicurezza della navigazione marittima, che, ironia della sorte, fu negoziata proprio a Roma sotto gli auspici dell'Organizzazione Marittima Internazionale negli anni Ottanta, subito dopo l'incidente dell'Achille Lauro, dove in effetti dei terroristi abbordarono Certo, una nave e certo. uccisero un cittadino americano di questa nave battente bandiera italiana che navigava nel Mediterraneo. Perché l'applicazione di questa legge? Perché evidentemente le autorità indiane, il pubblico ministero indiano, con l'avallo di qualche giorno fa da parte del ministro degli interni, sempre dell'India, hanno inquadrato l'attività imputata ai due Marò nell'ambito delle offese contro la sicurezza marittima previste in questa legge che attua una convenzione internazionale. Proprio il contrario di quello che, almeno dal punto di vista dell'Italia, questi soldati erano stati chiamati a fare. Qui c'è un'altra questione non proprio chiara, perché in realtà, siccome si tratta di soldati nell'esercizio delle loro funzioni, legittimamente a bordo di una nave mercantile, in realtà ci dovrebbe essere la giurisdizione dello stato di nazionalità, dello stato di invio, come si dice, di questi soldati, cosa che invece non è stata riconosciuta dall'India, nonostante vi sia tutta una prassi al riguardo. Quindi c'è un problema di giurisdizione, no? Evidentemente che vi è stato da subito su questa vicenda, perché da subito si è detto, no, avrebbero dovuto, sono militari italiani, erano legittimamente nell'esercizio delle loro funzioni su un'imbarcazione italiana, avrebbero dovuto essere giudicati in Italia da un tribunale italiano. In realtà
Sono passati circa 2 anni, i due militari sono ancora lì, sono stati in Italia per alcune settimane, ma poi sono tornati lì. Abbiamo visto prima scorrere le immagini del ministro Terzi, che era ministro nel momento in cui i due militari tornarono in India dopo il periodo delle festività natalizie. Il ministro si dimise all'epoca dicendo che non era d'accordo su questo ritorno in India da parte loro. Secondo lei, in realtà, l'Italia come si è mossa in questa vicenda e che cosa avrebbe potuto o forse dovuto fare per far valere le proprie ragioni? Posto che ragionare con il senno del poi, certo, è sempre un po' semplicistico, l'Italia non avrebbe dovuto consegnare i militari alle autorità indiane. È vero che questo è avvenuto con una sorta di inganno da parte dell'India, che ha attratto la nave nel porto. E qui veniamo ad altre anomalie di questo caso specifico. Infatti, dicevamo prima che si tratta di organi in servizio dello Stato italiano. La prima anomalia rispetto alle regole di diritto internazionale che disciplinano anche chi abbia giurisdizione sul caso è che questi soldati non si trovavano a bordo di una nave da guerra, bensì di un mercantile battente bandiera italiana. Quindi erano sotto un duplice livello di comando. Da un lato il Ministero della Difesa a cui appartengono e dall'altro il comandante della nave e quindi l'armatore privato che possiede la nave Enrico Alexi, il quale è entrato nel porto indiano creando così una condizione di fatto in favore dell'India, che ha potuto esercitare la propria giurisdizione sul caso. In effetti uno dei punti più controversi è chi abbia la competenza a celebrare il processo ed eventualmente condannare gli autori di questo omicidio, se veramente di omicidio si è trattato da parte dei nostri soldati. E l'altra questione pregiudiziale che si poteva sollevare era quella dell'immunità funzionale. Come dicevo prima, gli organi dello Stato hanno compiuto un'attività che va ricondotta allo Stato e quindi eventualmente è lo Stato italiano che ne risponde, non le persone fisiche che materialmente hanno semplicemente eseguito degli ordini. Quindi sotto questa duplice veste, no, si poteva ragionare in termini di giurisdizione e si è invece affrontata la questione in maniera evidentemente diversa. Ad oggi il processo è iniziato o sembra iniziato, nel senso che ha avuto un inizio almeno apparente per poi essere subito rinviato ad una settimana o giù di lì. Che cosa si può prevedere, non tanto sull'esito del processo, perché naturalmente immagino che come tutti i processi abbia un esito incerto, ma sul futuro di questi soldati, per esempio sul momento in cui dovessero scontare una pena, se la potrebbero scontare in Italia oppure sono costretti a rimanere in India, che cosa si può prevedere sotto questo aspetto? Ci sarà un processo e lì l'Italia dovrà difendersi di nuovo sia in via pregiudiziale, contestando l'esercizio della giurisdizione da parte dell'India, e poi anche nel merito, contestando sia il modo come sono state assunte le prove e il diritto che viene dichiarato applicabile dall'India a questo atto del 2002 in base al quale le pene sarebbero, se applicate, molto severe. Nell'ipotesi più sfortunata, e cioè che alla fine venga creato questo tribunale speciale per giudicare i nostri marò e che al termine del processo gli stessi dovessero risultare come responsabili, certo, dell'uccisione dei due pescatori indiani, ecco che verrebbe comminata loro una sentenza.
e la dovrebbero scontare in India, a meno che non venga richiesta da parte italiana, da parte dei Marò supportati dall'Italia, di poter scontare la loro pena in Italia, in base ad un trattato bilaterale per l'esecuzione delle condanne che è stato stipulato tra i due paesi nell'agosto del 2012, quindi dopo che i due Marò furono arrestati nel febbraio dello stesso anno, e probabilmente fu stipulato proprio avendo in vista la soluzione una possibile soluzione a questo annoso caso. Se così fosse e l'India accettasse, i due Marò potrebbero venire in Italia a scontare la loro condanna. Quid se la condanna fosse troppo grave o troppo gravosa? Questo accordo bilaterale contiene delle norme, non stiamo qui a entrare nei dettagli, in base alle quali è previsto che lo Stato richiedente il trasferimento dei condannati possa modificare l'entità della pena. Quindi intervenire sull'esecuzione, limiti, insomma, sì, della pena. Qualora, per renderla conforme alle proprie alle leggi proprie nazionali. Regole. Questo scongiurerebbe l'applicazione della pena di morte, e poi anche prevista la possibilità per entrambi gli stati, in una norma non chiara, di prevedere la grazia, l'amnistia nei confronti dei condannati, nella peggiore delle ipotesi, al di là di tutto l'allarmismo suscitato dalla stampa, mi sento di ritenere che è da escludere che venga comminata loro la pena di morte. Insomma, certo, questo mi sembra è molto stato, importante. È stato minacciato, ma evidentemente l'India sta facendo la voce grossa perché ha interessi di natura economica da portare avanti con i paesi europei e anche con il nostro. Infatti, diciamo, questo ci penso, no, molti si siano chiesti, cioè da una parte se c'era un modo legale, giuridicamente accettabile, magari per consentire a questi due militari di essere comunque processati in Italia, nel loro paese, insomma, forse da praticare prima di questa fase attuale della vicenda, e poi quanto possono aver pesato le questioni di natura commerciale, cioè il fatto che l'India sia uno dei paesi emergenti dal punto di vista economico, commerciale, delle esportazioni ed importazioni, quanto questo ha pesato secondo lei su questa vicenda? Questo, a mio avviso, e non solo mio, ha pesato notevolmente nell'intera vicenda. E lo dimostrano anche alcuni articoli di giornale usciti recentemente, dove si suppongono connessioni con accordi di tipo economico e commerciale che non sono stati adempiuti secondo le aspettative indiane. Questo sicuramente ha pesato molto, tant'è vero che, volendo agire in via diplomatica, sarebbe auspicabile che l'Unione Europea supportasse l'Italia minacciando il blocco degli accordi commerciali che sta concludendo. Cosa che non è stata fatta però ad ora, no? Non ancora, anche se mi sembra sia di ieri o di oggi l'affermazione dell'alto rappresentante per l'Unione Europea in materia di politica estera, l'inglese Lady Ashton, che ha considerato e deplorato grandemente l'accostamento dei due italiani alla figura di terroristi. Certo. Perché questo, tra l'altro, sembrerebbe screditare l'intera attività che a livello di Unione Europea e più ancora a livello di Nazioni Unite viene svolta soprattutto nell'Oceano Indiano, nel tratto di mare dove è avvenuta la vicenda, per lottare contro la pirateria marittima. Non ci dimentichiamo che la pirateria marittima è un fenomeno di grande attualità. Tant'è vero che l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'IMO,
In un suo rapporto del 2012 aveva contato oltre 6.400 casi accertati di pirateria marittima che erano avvenuti, certo, ai danni della... Quindi c'era evidentemente un'attenzione molto spiccata, no, alla problematica della pirateria, che forse ha indotto e ha determinato questa, no, questo volontaria, insomma, uccisione di questi due pescatori, quindi, che naturalmente... Quindi no, l'allerta c'era. Riguarda l'altra questione che mi aveva chiesto, se non potevamo tenerli a casa nostra per risparmiare loro tutto lo stress di questo procedimento in India. Ricordiamo che sono tornati in Italia, sì, due volte, la prima volta per Natale e la seconda volta per votare a febbraio del 2013. Dopo la seconda volta, a seguito del rifiuto di rimandarli in India, ci fu una misura di ritorsione piuttosto grave operata dal governo indiano, che in un'ordinanza della stessa Corte Suprema che avrebbe dovuto giudicare i Marò, aveva limitato la libertà di movimento al nostro ambasciatore a Nuova Delhi. Questa, insomma, nel diritto internazionale è una mossa piuttosto pesante, come lei questa giustamente stava dicendo. È una violazione evidente di norme che sono tra le più fondanti del diritto internazionale, cioè quelle che sanciscono l'inviolabilità della persona dell'ambasciatore da parte delle autorità dello Stato dove questi presta servizio. Quindi questa è di per sé una violazione grave che avrebbe potuto creare una controversia internazionale nella controversia internazionale. Se c'è una possibilità, se ci fosse stata una possibilità di tenere i Marò in patria, diciamo legale, forse sì, perché si sarebbe potuto procedere nei loro confronti per omicidio colposo davanti ai tribunali interni, civili o militari, e quindi trattenerli in Italia nelle more del processo italiano. Poi la questione così dibattuta di a chi spetti dei due stati la giurisdizione internazionale a livello internazionale poteva essere decisa da un tribunale internazionale, un arbitrato, certo, dalla stessa Corte Internazionale di maggiore giustizia. Garanzia rispetto, no, a un giudice, sì, speciale, sì, creato dalla stessa India, insomma un tribunale internazionale, certo, piuttosto che un collegio arbitrale internazionale, neutrale e quant'altro, sicuramente avrebbe questo potuto rendere una decisione più, no, forse più serena, insomma più neutrale tra i due stati. Ecco. Sì, avrebbe risolto la questione a livello di stati. Di paesi, certo. Non è detto che l'avrebbe risolta necessariamente in favore dell'Italia, ma certo avevamo questa possibilità. Non è stato fatto e insomma ad oggi, sì, le cose stanno andando adesso, diversamente. Sì, si pensava di, insomma, mi sembra che tra le ultime notizie vi sia quella di rivolgersi ad un altro tribunale internazionale che è quello per il diritto del mare con sede ad Amburgo, sulla base della convenzione sul diritto del mare di cui sia l'Italia che l'India sono stati contraenti. Questo tribunale potrebbe avere la competenza a interpretare le norme della Convenzione sul diritto del mare, quelle che l'Italia invoca a suo favore in quanto stabiliscono la giurisdizione esclusiva dello Stato di cui la nave batte bandiera per i fatti avvenuti a bordo di quella nave e per gli incidenti di navigazione. Ora il punto è, possiamo realmente, certo, considerare questo fatto un incidente di navigazione? Certo, e, insomma, nel frattempo sono passati, lo dicevamo, praticamente 2 anni, insomma, e non è stata scelta neanche questa strada e nel frattempo si sta ipotizzando un processo da svolgersi in India. Queste sono le ultime novità che sembrano giunte sulla vicenda. Io ringrazio molto la professoressa Alessandra Lanciotti, ricordiamolo, professore grazie di diritto voi internazionale dell'Unione Europea del Dipartimento di Giurisprudenza, perché ci ha fornito molte spiegazioni, molti chiarimenti e anche dei motivi di riflessione su questa vicenda che da 2 anni occupa appunto le cronache italiane, ma direi internazionale. Grazie ancora alla professoressa Lanciotti, e prima della sigla finale della trasmissione vedremo le immagini della recentissima, perché si è svolta proprio nel pomeriggio di oggi, l'inaugurazione degli impianti sportivi dell'Ateneo di Perugia.
E prima della sigla finale vogliamo dare conto anche di un'inaugurazione importante che è avvenuta solo poche ore fa, nel pomeriggio di oggi a Perugia, in via Tuderte, dove sono stati inaugurati gli impianti sportivi dell'Ateneo di Perugia. Presenti fra gli altri il magnifico rettore Franco Moriconi, Pierluigi Cavicchi, presidente del CUS Perugia, e il professor Gianfranco Binazzi, delegato del rettore per le attività sportive. L'Ateneo in questa maniera è in grado di offrire a studenti, docenti e personale amministrativo un complesso sportivo costituito da un campo da tennis omologato per le competizioni nazionali, convertibile in campo da pallavolo, tre campi da calcio a 5, calcetto, che all'occorrenza possono essere trasformati in un campo da calcio a 8, e sono stati inoltre ristrutturati gli spogliatoi che possono ospitare dalle 60 alle 80 persone in contemporanea, predisposta una saletta destinata a infermeria, mentre un altro spazio è stato concepito come clubhouse, luogo di incontro per atleti e accompagnatori. È uno dei passi che il magnifico rettore Moriconi, peraltro anche nella sua campagna elettorale, aveva sottolineato come passi importanti perché l'Ateneo di Perugia rilanciasse la sua immagine di Perugia città universitaria e tornasse ad offrire servizi di migliore qualità a studenti italiani e stranieri che scelgono il capoluogo umbro per la formazione e per la loro crescita umana, intellettuale e professionale. La prossima settimana dedicheremo uno spazio più ampio all'inaugurazione degli impianti sportivi dell'Ateneo, proponendovi anche le interviste raccolte nell'occasione, ma ci piaceva già questa sera dare conto di questo pomeriggio appunto di inaugurazione. L'appuntamento con Speciale Università, come di consueto, torna giovedì prossimo, 21:30, TEF Channel, ora la sigla finale.